dobbiamo diciamo migliorare progressivamente gli standard e guardare veramente al fabbisogno occupazionale e alla costruzione di modelli formativi coerenti con le prospettive dell'evoluzione e del cambiamento che per esempio il PNRR ci pone davanti. Dobbiamo continuare a fare uno sforzo importante insieme. Questo naturalmente avvalora le parole del Ministro, ci dà una base importante rispetto alla prosecuzione di un percorso che avevamo avvistato e che abbiamo iniziato. Sappiamo di non essere soli in questo percorso, ma ci vuole, ripeto, la buona volontà e la disponibilità di tutti a rivedere in corso le premesse, le proposte, le azioni e i risultati.